Dopo quel penoso incidente passò in testa la Silvani per evitare altri guai. Deve aver sicuramente tamponato un carro di letame. Ah, ha bisogno? Ah, vuole un passaggio! Venghi, venghi, salghi! Si parte! Ma cosa fa? È matta. Perché? Ma come perché? Ma non hai visto cosa si è presa a bordo? Cioè, una ragazza così giovane. Cioè, insomma, una ragazza così che si prende a bordo un avanzo di galera. Ti ho già pregato, Ugo, di non preoccuparti tanto di quella lì. Almeno in presenza mia. Guarda che io... Comunque, quel giovanotto non mi sembra che abbia l'aria di un avanzo di galera. Ah no, E allora, di che cosa? Direi di un simpatico e poetico giramondo. C'è qui Franco che ha detto che ci porti in un posto fantastico che conosce solo lui e dove non ci va mai nessuno. Sapore di sale, sapore di mare. Quando ma c'ha un suo fascino. E ti vieni a sdraiare. Bello, no? Ah, è meraviglioso. Io adoro la natura selvaggia. E questo paradiso lo dobbiamo a Franchino, che ce l'ha Franchino. Fatto trovare. Franchino. Lo chiama già Franchino? Franchino. Perché no? Vieni. Vieni. Franchino. Ecco, Franchino, ti presento tutti i miei amici. Ecco, che c'è? Si senti male? Franchino si ferma con noi? Certo! Hai il suo sacco a pelo? Super idea! Gran grigliata di pesce! Ci deve essere una balena putrefatta qui intorno. Ma dove è la... Ah. Ma... Sette. In un colpo solo. Pulite il polipo almeno, va. Cefali, polpi, senza alcuna fantasia. Aspetta. Evviva! Evviva! Non bene. Se era per quei due, avremmo mangiato topi morti? Come all'assedio di Stalingrado. Un bicchiere in due, Signora? Non bevo. Non bene. Ma per fortuna che al pesce ci ha pensato il nostro Franchino. E allora propongo un urrà per il nostro Franchino. Hip hip. Evviva! Urrà! 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 No. Ebbene, per concludere degnamente una serata come questa non c'è che un modo, fare come a Filicudi, il bagno tutti nudi. Ah, che meraviglia! E chi ci sta? Se lo farei lo faccio anch'io. Anch'io! Peppina! Ma sì! No, scusami. Tu sei mia moglie. La moglie di un borghese di merda come te. Aspetta. Come si permette? Mi scusi. Tu puoi fare il bagno nudo e lei no? È completamente diverso. Perché lei è mia moglie. No, perché con lei ho un tipo di rapporto che io so come va condotto. Ma che sai? Non sai neanche in che mondo vivi. E lo sai perché? No. Ti manca la cultura. No, guardi, Franchino, guardi che io non ho il diploma. Perché tu sei colto. Sono ragionieri. E allora, vediamo. Che fa? Allora. Oddio. Cultura letteraria. Sì. Scientifica. O spicciola. Sono tre buste, no? Io devo scegliere tra tre buste. Spicciola. No. C'è un cesso. Vabbè, d'accordo.
Cos'è la prostata? Dunque, sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra, in una... Ah, è la sua ascia, insomma, ecco, dunque, dicevo che è una posizione, donna in stato di adorazione. No, ecco, mi sovviene, è un dolce, lo faceva anche mia mamma, è la prostata, di, si può fare di metilo, di pera. Ecco, è l'imperatore romano. E l'eresiarca bizantino, Giuliano, la prostata. Giuliano. E il kibbutz? È facile. Dunque, dicisi kibbutz. Dunque, è una tipica espressione dialettale di Albero Bello, usata dalle contadine. Quando bussano alla porta del trullo con molta violenza, con arroganza, allora queste contadine, vestite di nero, rispondono chi kibbutz nel dialetto locale. Antozzi passò i più brutti 10 minuti della sua vita. Poi di colpo, come qualche volta avviene a chi è troppo infelice, la situazione si rovesciò a suo favore. Io e lei siamo innamorate dello stesso uomo, non è vero? Supponiamo. E allora? Volevo dirle che lei ha vinto, signorina Silvani. Stasera mi sono accorta che non ho più l'età per lottare. Glielo lascio, se lo prenda pure. Non ho bisogno né del suo permesso né del suo sacrificio. Io me lo prendo quando voglio e subito. Stanotte! Senza bussare. Ma mi aspettavi, no? Ma prendimi. Ma io la prendo a spazzolate sulla testa, sa. Fuori dal mio camper. Fuori dal mio camper. Ma mi scusa, ma perché fai la commedia? Anche mia moglie è d'accordo, no? Guarda che ho sentito tutto. Ha detto che mi lasciava tutto a te. Lei ha sentito tutto, però Fantozzi non ha capito niente. E poi cosa crede, che sua moglie abbia solo lei a cui rinunciare? Ma come? Ma di chi parlava? Ho capito. Ho capito tutto. Buonanotte, buon anno.